Per ciò che riguarda noi, non voglio dire che abbiamo un unico risultato, perché così non è. Abbiamo solo necessità, di poter continuare, su quello che in questo momento qua è il nostro lavoro, guardare partita dopo partita per cercare di prendere il massimo da ogni gara. Domani non sarà facile, ma i ragazzi stanno bene. Mentalmente e fisicamente, visto anche la sconfitta purtroppo di Francavilla, ma sono certo che domani in campo si presenterà una squadra motivatissima. Giochiamo in casa, il pubblico, domani è tantissimo, quindi sicuramente faremo una grande prestazione. Sì, è così, in queste determinate situazioni, come si suol dire, il pubblico diventa importante e determinante. Io sono certo che domani la Biceglie tifoseria a 360 gradi si farà sentire, darà il proprio apporto perché possa spingere questi ragazzi a cercare di fare propria la partita. Questo per noi diventa importante, sarà uno stimolo in più e da parte nostra ci sarà anche la voglia, attraverso una buona prestazione, di conquistare tutti questi tifosi che domani verranno a vedere per la prima volta il Biceglie Calcio. Beh, a saperlo troverei le soluzioni prima, invece purtroppo così non è. Dobbiamo solo far conto su quello che siamo capaci noi, su quello che possiamo dare noi. In questo momento qua tutte le squadre per noi diventano importanti, che si possa chiamare Bitondo, Brindisi, San Giorgio, eccetera, eccetera. Dobbiamo lavorare su quella che è la nostra testa, su quella che è la nostra voglia e la nostra forza. I ragazzi stanno bene, dobbiamo cercare solo di stare tranquilli e sereni perché, come sempre accade, non devo guardare quello che può essere un risultato imminente, ma devo guardare il traguardo finale. Il traguardo finale per noi è la salvezza e possiamo raggiungere la partita dopo partita ed è quello che stiamo cercando di fare. Beh, io credo che lo stia già facendo e ha dato dimostrazione domenica a Francavilla, con l'esordio di Di Vittorio, una partita importante, i suoi primi 40 minuti di questo campionato, ha fatto l'esordio Camporeale, i suoi primi 20 minuti di questo campionato, quindi questo la dice lunga su quello che sta lavorando con lo staff mister Ruffini. Dobbiamo tener conto che siamo 25-26 giocatori, dobbiamo portarli al top tutti quanti e tutti quanti sono importanti per il proseguo della stagione. Dobbiamo recuperare qualche infortunato per averlo a disposizione per il rush finale e noi stiamo lavorando su questo e sono certo che alla fine questo lavoro fisico e mentale ci darà la giusta soddisfazione.